Amici di Vivi Mazzara, buon pomeriggio. Sotto questo sole caldo dell'estate abbiamo in collegamento diretto in videoconferenza l'atleta mazzarese Pino Pomilia. Buongiorno Pino. Buonasera. Buon pomeriggio Piero, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ecco, Bene. allora ci eravamo lasciati prima del Covid. E adesso ci si rivede dopo. Sì, è vero, sono passati diversi mesi, Piero, e adesso è sotto gli occhi di tutti che abbiamo iniziato a notare una ripresa. La ripresa è iniziata circa un mese fa. Per quello che mi riguarda, ho anche ripreso gli allenamenti e siamo in attesa che tutto ritorni nella normalità per le eventuali gare che erano in programma. E che so che molte gare sono state escluse sia in Italia che all'estero, per cui voi atleti però state sempre in movimento. Sì, sì, Pierre, è vero, anche se non ci sono gare in programma, e per tutti coloro che amano il podismo, per tutti coloro che amano la corsa, e un allenamento settimanale lo facciamo. Io devo dire, parlo per me, per il mio gruppo, noi ci alleniamo 2 volte la Diciamo, settimana scusami, più il altri. nome del gruppo, Pino, il nome del gruppo. Mazzara Runner, un gruppo nato 2 anni fa con amici e stiamo provando a portare avanti questo gruppo facendo anche delle gare importanti. Siamo stati a Palermo, siamo stati a Siracusa, Catania, Messina. Vediamo l'anno prossimo, nel 2021, se può essere motivo di oltrepassare lo stretto con qualche gara importante. Certo, ma dimmi una cosa, tu correrai sempre con lo sponsor Pasta Prime Luci? Sì, Piero, sì, io ancora continuo a indossare la maglia Pasta Prime Luci, è un rapporto molto amichevole e molto affettuoso nato 10 anni fa. Io mi ricordo che era ottobre del 2010, quando per la prima volta nella maratona di Verona ho indossato la Pasta Prime Luci. Ripeto, sono 10 anni che questo binomio continua nell'insegna, diciamo, tra benessere e alimentazione. È Perché è importante importante per lo sport. l'alimentazione, ecco, tu hai creato il connubio benessere e alimentazione, lì ci hai messo la pasta gallo. Sì, ma è stato perché sono stato a conoscenza di questa azienda nata nel 1944 ed è stato un rapporto giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, adesso lo posso dire, anni dopo anni che questo rapporto è cresciuto e si è consolidato. Sono contento di avere a che fare con l'azienda Pasta Prime Luci dei Fratelli Gallo e io mi auguro che questo è un traguardo importante, ma con l'auspicio che possa continuare ancora a lungo. Intanto, ecco, c'è un saluto da parte dell'amico Vincenzo Cavataio che salutiamo affettuosamente. Manda un salutone a tutti, Vincenzo Cavataio. Grazie, grazie. Ecco, Vincenzo, quindi. Riccardo, affetti quello che sei. Perfetto, per cui il titolo di questo nostro incontro, poc'anzi non so se hai visto il serpentone, è questo che sta passando. Leggi Pino, che c'è scritto: l'atleta Pino Pomiglia e Pasta Prime Luci, Fratelli Gallo tra parentesi, 10 anni insieme. Sembra il titolo di un articolo giornalistico, no? Per cui tu stai festeggiando questi 10 anni.
con la pasta prime luci, per cui è un binomio che è iniziato con il riportare di questo marchio nelle maglie, che io vedo che tu ne hai tante in negozio, no? Vedo che alle tue spalle ci sono anche tante locandine di tante maratone che hai fatto in Italia e all'estero. Insomma, tu oltre a portare avanti la prevenzione, contro il tumore, porti avanti anche il messaggio dell'alimentazione attraverso la pubblicità della pasta Gallo. Con non ti sento, Pino. Non ti sento. Ecco, non ti sento Pino, ecco, l'amico Pino, forse adesso ti Ora che sento, ti... prova adesso, va bene? Okay, va bene. Allora, Piero, stavo dicendo che alle mie spalle ci sono tutte le locandine che io ho partecipato con la maglia Pastificio Gallo nelle maratone più importanti d'Italia. Guarda, Sì. te ne voglio ricordare un po' le che mi vengono in mente, perché poi ogni maratona ti lascia un ricordo, ogni maratona ti regala un'esperienza. 2 volte Roma, 2 volte Milano, e Firenze, Valle d'Aosta, 100 km nel 2014. Io posso dire che questo logo mi ha portato fortuna, e veramente mi auguro che ancora il nostro percorso sia lungo, abbastanza lungo. Anche perché chi fa sport è un po' scaramantico, a me mi ha portato bene. Ma tu adesso stai indossando la Sì. maglietta verde, Verde Speranza, ovviamente con il logo della pasta prime luci che noi vediamo. È un caso, ma è un sogno che io voglio continuare a fare. Benissimo. Continuare a correre con la pasta, con la maglia pasta prime luce, che poi tra l'altro voglio aggiungere una cosa. Prima tu hai detto una cosa importante, lo sport e l'alimentazione. Per fare sport occorre un'alimentazione sana per aiutare il benessere fisico. In questo tipo di alimentazione ho trovato veramente tutta la forza, tutta l'energia per andare avanti e per concludere le gare, sia breve, sia medie, sia anche quelle delle lunghe distanze, come la 100 km, tipo. Benissimo, ma che progetti hai, Pino, Covid permettendo? Guarda, i miei progetti sono quelli di cercare di stare in forma, nel senso di stare bene fisicamente. E si vocifera che le prime gare saranno a gennaio 2021. Però il mio impegno è continuare ad allenarmi. Qualora ci fosse una gara fine 2020, farò in tutti i modi per farmi trovare pronto, perché vero è che abbiamo ripreso a correre, ci stiamo allenando, però vero è che mancano le gare. Se non ci sono le gare, poi alla fine veramente ti devi confrontare con una realtà che ti devi sforzare a trovare gli stimoli per andarti a fare gli allenamenti quotidiani. Ecco. Certo. Intanto io so che da te, presso il tuo negozio, vengono tanti giovani, anche per informazione sull'atletica, su come iniziare, no? Vogliamo ricordare, Pomiglia Sport, dove si trova, così magari, i giovani Sì, amici e simpatizzanti possono certo. venirti a trovare, no? Per ricevere anche giusti consigli. Sì, va bene, certo. Allora, questa mia esperienza. Ecco, c'è qualche problema di... È frutto di Sì. 3 anni di attività, e io volevo solo dire a chi conosce che volevo ricordare che utilizzare le scarpe è importante. Le scarpe ti servono per evitare infortuni, e le scarpe servono per iniziare a fare anche lo sport a un'età elevata. Io colgo l'occasione, perché questo è il mio lavoro, io vivo di lavoro. Le mie due aziende leader sono Mizuno Runner, ASICS Runner. Io sono un bel lieto, già lo faccio, sono un bel lieto che i ragazzi si vogliono avvicinare
a me, alla mia persona, alle mie idee, per veramente dare una svolta e iniziare a fare dello sport sul serio. Fare sport sul serio non significa partecipare alle gare per andare a vincere. Sport sul serio significa iniziare la gara per poterla finire, per concluderla e per regalarti delle grandi emozioni che sono tutte del serio. Questo è importante. Ecco, per chiudere, per un ragazzo iniziare la prima esperienza ha bisogno ovviamente delle scarpe giuste, no? Scarpe da corsa. Sì, perché le scarpe giuste sono... Esistono vari tipi di scarpe. Mentre una volta si correva, basta avere un paio di scarpe di ginnastica e si correva. Adesso tutto è cambiato, ci vogliono le scarpe adatte, no? Anche l'abbigliamento quasi quasi, il look, fa tendenza. Sì, è vero, Piero, sì, è vero, però voglio dire, è importante sia l'abbigliamento che le scarpe, però se vogliamo dare priorità assoluta, sono le scarpe quelle importanti, scarpe protettive, che esistono veramente tante scarpe con marchi diversi, purché siano protettive, perché ci dobbiamo proteggere sia a livello muscolare, sia a livello di respirazione, fiato. Non dobbiamo andare a caricare la stanchezza per non aver utilizzato le scarpe adatte. Le scarpe sono fondamentali e aiutano qualsiasi tipo di... Io porto acqua a mio mulino, però le scarpe da running... Chiaro, c'è ogni tanto qualche piccolo problema nel collegamento, ecco. Mi senti, Pino? Non ti sentiamo più, c'è qualche problema di rete sicuramente, Pino. Ecco, rientra in studio, ecco. Ogni tanto purtroppo nella postazione dove si trova l'atleta Pino Pomiglia il segnale purtroppo non è dei migliori e ovviamente cade l'audio ogni tanto. Adesso, ecco, evidentemente c'è questo problema di segnale, ripeto, all'interno del negozio di Pomiglia, ogni tanto perdiamo l'audio. Ecco, adesso ti sentiamo. Ora Pino. Eh sì, purtroppo col problema del segnale capita. Va bene, Piero. Allora, Pino, abbiamo dato dei consigli, magari in altri appuntamenti ritorneremo ad affrontare l'argomento. Siamo in chiusura. Come vogliamo chiudere questo nostro incontro? Innanzitutto facendo gli auguri a te, ecco, è caduta la linea, ecco, per cui dobbiamo fare gli auguri per il decennio del binomio tra Pino Pomiglia e Pasta Primerucci, che poi Pasta Gallo di Mazara. C'è qualche problema di rete che l'atleta Pino Pomiglia sta sistemando, così andiamo ai saluti finali. È stato bello incontrare e sentire la voce dell'amico Pino Pomiglia. Ecco, adesso si sta collegando di nuovo, per cui vediamo. Adesso sì. Va bene, dicevi prima che siamo in chiusura, visto che c'è l'audio che fa i capricci, io utilizzando il microfono. Va bene. Allora ci salutiamo, Pino. Dico, come festeggerai questo decennio di sponsorizzazione con Pasta Gallo, Pasta Primerucci di Mazara? Sì, allora lo voglio festeggiare dedicando un allenamento lungo domenica prossima. Io domenica prossima allora avevo in programma di fare 20 chilometri e proverò a farne 40, significa fare una maratona tipo casalinga in onore di questo rapporto, di questo binomio Pino Pomiglia Pastificio Gallo. È un impegno che prendo davanti a tutti i radioascoltatori, davanti a tutti i tuoi spettatori, che so che sei molto seguito e sono tanti, non voglio nemmeno dire quanti sono e chi segue Vivi Mazara, se no alla fine va a finire che
che magari niente, posso dire una cosa che non si avere, allora voglio Grazie, via. bellissimo. Noi siamo felici e speriamo di rincontrarti nuovamente. Magari qualche altro collegamento lo facciamo. Che tu fai vedere magari le scarpe, l'abbigliamento da corsa per i principianti, per i professionisti. Va bene? Va bene, prendo un impegno e cercherò in tutte le maniere, in tutta la mia serietà, di rispettarlo. Perfetto, noi ti D'accordo. ringraziamo Pino, buona estate, buoni allenamenti e ti raccomando, mangia la pasta che ti porta avanti, quella che ti fa sentire bene nella tua Quella che alimentazione. conosciamo, quella che conosciamo. Grazie, Benissimo, va grazie bene. Pino Pomiglia, ciao, a Grazie. presto. Ciao, Ciao ciao, anche a Pietro. voi che ci Grazie, Piero. avete seguito, salutiamo Pino Pomiglia, appuntamento ai prossimi incontri in video, sempre qui su Vivi Mazzara. Da Piero Campisi a tutti, buon pomeriggio e buon proseguimento con le nostre notizie di Vivi Mazzara 24 ore su 24. Buona estate. Arrivederci a tutti, buon pomeriggio.